Arriva questa partita con il Lecce al Via del Mare, una partita sicuramente difficile come lo sono tutte. Come arriva la Juve Stabia a questa partita? Ah, sicuramente abbiamo passato una settimana con tanto rammarico per non essere riusciti a battere il Melfi. Comunque devo dire che i ragazzi sono andati benissimo e quindi ci prepariamo a una sfida difficilissima contro la squadra più forte del campionato, per esperienza, qualità d'organico, forza della squadra, oltretutto una squadra che in casa col nuovo allenatore ha vinto sempre, quindi sicuramente ci aspetta una partita molto molto difficile, però confido comunque nella determinazione dei ragazzi nel voler comunque fare una grande partita su uno stadio da Serie A, un pubblico importante, e quindi mi aspetto una grande prova da parte della Juve Stabia. La gara con Melfi lascia in dote tre assenze importantissime, la squalifica di Cancellotti, gli infortuni di Bombaci e Contessa. Sicuramente purtroppo non saranno le uniche assenze. Sì, certo avrei preferito arrivare a questa sfida con tutti gli uomini a disposizione. Purtroppo da quando sono arrivato questo non è mai accaduto, però come ho detto sempre non voglio trovare alibi né piangermi addosso. Abbiamo comunque in squadra la possibilità di avere tre cambi importanti oltre gli unici che scenderanno in campo, quindi a prescindere abbiamo una maglia importante da rispettare e lo faremo col massimo delle nostre forze. Lecce del grande ex Braia è una squadra che comunque bada più al risultato che alla prestazione, basta vedere qualche risultato, molte partite vinte per 1-0, quindi diciamo non bada tanto allo spettacolo ma diritto al risultato. Come pensa di contenere magari gli attacchi del Lecce che sicuramente in casa squadrerà una prestazione molto importante? Sì, come ho detto prima, loro in casa sono molto molto forti, con il mister Braglia hanno vinto tutte le partite. Per me la squadra più forte, come ho detto prima, sicuramente ci aspetta questa sfida difficilissima, dovremo essere bravi a sbagliare poco e niente, ci vorrà una grandissima Juve Stabia per ottenere un risultato positivo. Però come ho detto, noi dovremo preoccuparci di loro perché abbiamo massimo rispetto, però confido anche nella nostra forza perché abbiamo delle frecce nel nostro arco che dovremo assolutamente mettere in campo e dobbiamo fare in tutti i modi o cercare in tutti i modi di far Questa partita potrebbe essere l'ultima, diciamo, in piena emergenza, perché la settimana prossima dovrebbero arrivare sulla carta alcuni innesti. Cosa si aspetta dalla prossima settimana per quanto riguarda il mercato? male alla Lecce. Mi aspetto una grande partita a Lecce.